Bentornati in una nuova puntata della rubrica Più per Tu. Ospite oggi l'attrice e cantante italiana Mita Medley. Come stai, Mita? Ciao a tutti, io bene, sto bene nonostante tutto, diciamo, visto che ne succedono di tutti i colori, però noi resistiamo e lottiamo per noi, per tutti, per gli altri, facciamo quello che possiamo. Perché sennò si rischia di deprimersi un po', no? Perché chiaramente ce l'abbiamo una dopo l'altra, quindi vabbè. È una situazione piuttosto difficile, quindi bisogna cercare di calibrare le energie e cercare di fare il più possibile tutto ciò che ci piace, tutto ciò che ci rende anche sì, ma è vero, senza dimenticare ovviamente gli altri, fare il possibile, ma se noi non stiamo bene con noi stessi, non abbiamo delle risorse dentro di noi, no? Di felicità, dobbiamo avere una scorta di felicità che nei momenti più difficili dobbiamo saper tirar fuori, no? Perché è molto importante per poter così poi essere in buona comunione con gli altri. Cominciamo un po' dall'inizio, no? Perché Mita è ovviamente un nome d'arte, sì. Patrizia Vistarini. E le è stato dato questo nome d'arte Mita Medici, che tra l'altro dicono porti bene, no? Avere Mita Medici, insomma, le due M sia come nome che come cognome. certo, perché dice che porti anche fortuna, insomma, tutta una serie di cose. E poi, appunto, Piero Gherardi, che era questo grandissimo scenografo del cinema italiano, di Visconti, Fellini, con i quali ho avuto la fortuna come primo scenografo, art director, diciamo, adesso si chiama così. E gli è venuta questa, perché era veramente un creativo, no? Quindi con proprio la voglia di sviluppare qualcosa di fantastico, di fantasioso e che rimanesse nel tempo e nel cuore delle persone. E allora Mita è il femminile di mito, bontà sua, io naturalmente non c'entro niente, però qualcosa ha portato, insomma, anche questo nome, insomma, è qualcosa anche di sonoro che rimane appunto nella testa, nel cuore, nelle orecchie e poi in più quello che si fa, ovviamente, perché se no. Ecco, a livello televisivo invece nel 1973 lei ha condotto con Pippo Baudo Canzonissima, di cui cantava la sigla iniziale, poi c'è stato Ruota Libera, poi Una ragazza nel 1974 su Rai 1, insomma la sua carriera stava decollando incredibilmente anche sul piano televisivo. Avevo iniziato con il cinema, io il primissimo film Estate, pronto, c'è una certa Giuliana per te, un cult, diciamo, di film per i giovani ragazzi che hanno scoperto appunto anche un altro modo di essere giovani, perché sai, i giovani fino a quel punto, fino a quel momento erano poco considerati, quando hanno preso coscienza della loro forza, della loro possibilità di esprimersi, quello è diventato un momento importante. Buongiorno signora. Chi è questa signorina? Giuliana, una mia compagna di scuola, Giuliana, mia madre. Oh Paolo, sei tutto sudato dopo quello che hai avuto l'anno scorso. Mettiti la maglia almeno. E poi è tardissimo e bisogna andare ancora a messa. Un momento, mamma, non scappa mica nessuno. Beh, se proprio devi andare.
Scusami. Ci vediamo allora domani a scuola. Ciao. Tanto lo sapevo io. Stiamo a pranzo assieme, stiamo a pranzo assieme. Sicuramente trovo che insomma la televisione debba un po' riconquistare una sorta di dignità, di pluralità, e, l'informazione, lo spettacolo, la parte anche più intensa, culturale, insomma debba un po' ritrovare se stessa, perché un po' per fare concorrenza ai social o alla televisione privata quando sono nata, insomma si sì, è come un po' anche la RAI, diciamo, che è quella che insomma che deve essere l'espressione del nostro paese in qualche modo, della cultura, del divertimento, ma anche dell'informazione. Insomma, deve ritrovare qualcosa che si è perduta. Io questo, insomma, non credo di essere la sola a dirlo, perché ci sono delle cose che sono veramente inguardabili, anche nelle altre televisioni ne parliamo, insomma. Poi il cinema è sempre abbastanza vivo e vivace, però anche il cinema italiano, insomma, ci siamo un po' persi. Vogliamo dire, noi italiani, in qualche modo negli anni, invece di diventare più forti, più strutturati, più veri, più liberi, proprio di esprimere, soprattutto nell'arte, nel cinema, nel teatro, le cose così, mi sembra che ci siamo un po' rincartocciati, come si formano poi come dei clan, delle cose, ma capito, qua abbiamo una cosa un po' ristretta, bisogna riaprire le ali, ecco, diciamo riapriamo le ali, perché veramente è bello volare la terra, come diceva Alda Merini, vista dall'alto, è molto più bella. La consapevolezza di confrontarti costantemente con il tempo, quel tuo candore quasi infantile, quella matura amarezza, ed è come se tu fossi ancora qui, con le tue parole, i tuoi versi, i tuoi testi senza tempo. Grazie, Franco. Noi abbiamo fatto tante cose insieme, quindi sai, che ti devo dire? No, le cose molto carine, perché poi lui è una persona veramente un poeta, tanto, e quindi i poeti insomma hanno sempre un qualcosa in più, diciamo, no, perché non è facile essere poeti, e in più era un gentleman, anche se poi dopo ha preso un po' una strada più, però si vede sempre, lui è stato sempre una persona molto rispettosa, gentile, educata, non so come dire, perché quella è una cosa proprio che hai dentro, pur poi in un modo, perché ha avuto esperienze difficili, quindi chiaramente si è un po' indurito, le cose sono, e noi niente, lui mi scriveva i messaggi sullo specchio, perché magari usciva prima, usciva dopo, io ti amo, cose. Quello scriveva le poesie sullo specchio della nostra casa, perché noi siamo andati a vivere insieme allora, e quindi quasi, perché insomma, essendo un altro periodo storico in cui sì, le libertà cominciavano a essere conquistate per tutti, però insomma io più giovane, più grande, quasi gli scandali di quegli anni, no? Gli scandali che a confronto di quelli di oggi fanno ridere proprio, ma insomma, ecco, quindi diciamo che però insomma, vabbè, aneddoti, sai, sono cose private, poi sono talmente tante cose, non lo so, poi ognuno di noi, le lettere che mi ha scritto, io ho tante lettere di Franco, belle. Mi diverto per un po', vedo, non vista, sono felice della mia assenza, non ho più bisogno della maschera perché nessuno ormai mi vede, immobile nella mia libertà di muovermi. Mi scorgo sola, morta, vicino al mare. Finché sospetto di non essere morta. Allora, grazie mille, davvero è stato un bellissimo incontro, e davvero grazie per tutto ciò che mi ha raccontato. Grazie a te, scusa se sono stata a volte un po', io sono così, se parto poi sono oceanica, devo esprimermi, ho voglia, beh, insomma spero che un giorno poi ci incontreremo, magari passando dalle tue parti, no? E chi lo sa, sai, col teatro, col cinema si arriva un po' dappertutto, anche solo per viaggiare, vedere, scoprire i posti, quindi assolutamente ci potremo incontrare.
Grazie mille e buon tutto, davvero. Grazie mille anche a te e a tutte le persone che ci ascolterà, che ci ascoltano, che ci hanno ascoltato, qualsiasi cosa, se ti mandano qualche cosa, domanda, dici, ma Mita non ha parlato di quello, oppure perché, oppure tu giramela che io poi rispondo. Va bene, grazie. Ciao. 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 Ciao.